Benvenuti in un nuovo vlog. Oggi vi porto in un mondo fatato. Aia! Raga, abbiamo scoperto una cosa. Vieni qui. Ta-da! E mo' Lo con cerchiamo. o senza uno andiamo, vai, avvia. L'ho avviato io. 701. Non mi fa la sedia sulla Ci No, pensi? in teoria, dove? Che antenne? Non vorrei dire che abbia È ragione. che 700 metri dall'altra parte? No, 500 indica la fine laggiù. Sto avvicinando. Altri 200? Aspetta, che c'è solo questa donna e me la piange. Mentre abbiamo un pezzo di squadra al telefono, noi sì, andiamo qui e adesso fra un po' continuiamo le riprese. Ecco dove ci porta questo geocaching. Questo caching, vedete, via Crucis, questa via se non erro fa da Ingurtoso Arbus Guspini. Ecco dove ci sta indicando. Bellissimo posto, ragazzi, dovete godervelo fino alla fine. Cominciamo, cominciamo, cominciamo. Dai ragazzi, dai, cominciamo. Adesso c'è il sole, purtroppo non si vede, non riesco. Ah, là, vedete. Questo sarà. Tutte queste. La via Mi sa che fanno Ingurtoso, Arbus Cuspini. Tutte a piedi. Sì. Là funghi, cioè c'è le funghi dappertutto. Ta. Ma son, vedi che sono tagliati e buttati. Beh, vedi che c'è un Ma se sono velenosi, ta. Dove? Magari non è male, perché anche il Oh, ma leccino. magari sono velenosi. Ma anche il leccino molti danno, non le mangio perché vanno per il porcino. Qua. Una grotta, non c'entra niente, ma la visitiamo. No, finisce qua. Laggiù all'orizzonte il mare. Eccoci. 20 metri. Gli ultimi 20. E ta ta ta, ragazzi. Ragazzi, ta ta ta. Qua non sapevo cosa fare, ragazzi. Ta ta ta. Ragazzi, ta ta ta. Hanno messo proprio nei posti migliori. Là sta vibrando. Cos'è questo? È possibile se è questo? Ma sta vibrando! Se ci cado! Cos'è questo? È possibile se è questo? Qua dice! Guardiamocela qua! Queste pietre! Guarda queste pietre! Ma se mancano ancora 6 metri comunque si è... Alziamoci qua per trovare una scatolina! 10 metri, là guarda. Ecco, è sempre più lontano. Guarda quel muro in pietra. Là, le tre... Che bello! Oddio. Dobbiamo fare ta-ta-ta ancora, raga. Oh, che bello, ragazzi. Il buon ladrone, dopo aver ammesso le proprie colpe e pentendosi dei peccati commessi, implora il figlio di Dio affinché si ricordasse di lui una volta guarito di sera. È lì su. E c'era il sentiero. Fai attenzione, però. E te? Una pallina piano, fai che trovato, ragazzi. Il 21 ti abbiamo. Sì. Sì, con questa croce, no, al contrario, no. All'indietro. Sto arrivando io, ecco, a curiosare. Non penso di riuscire a scendere. Ok, però magari posso fare il giretto lì. La mia borsa è là. Ma io non riesco a scendere da dove sono salita, lo facciamo. Sembrava deficienti, ma così è. Ciao ragazzi, ciao ragazze, yeah, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi vi porto in un mondo fatato. Ecco i primi due esseri di questo bosco. Due gnomi. Andiamo avanti. No, vieni qua però. C'è Quella è la casa di uno gnometto.
Guardate che bellissimo posto. Siamo in mezzo alla natura. Tanto. Aia! È tutto il rallentatore! Ma l'hai fatta apposta! Cioè, mia amica! Ma... si è sentito! Mi c'è la pecora, eccola! No, volevo andare a salutare la pecora! Ma la pecora! Pensa quanto era concentrata! No. Ma mi ha fatto ridere perché ha fatto un puff! No, no, mo ci mette piede nella pietrona grande. Qui adesso andiamo e chiudiamo questa puntata, solo uno perché comunque ci ha fatto veramente penare. Sono quasi le 6 di sera perché oggi abbiamo fatto due ricerche di due posti abbandonati. Qui abbiamo la bionda, ma non la vedete, sta sistemando il cage. E veramente ragazzi, questo era fantastico, fantastico. Anche l'indizio. Bella ragazzi, alla prossima, ciao.